Una delle domande che mi fanno più spesso le persone che si interessano al mondo degli investimenti è: da che libri mi consigli di cominciare per imparare qualcosa di più di questo mondo? Una domanda molto interessante. In questo video ne ho selezionati 5 per te più un contenuto extra interessante che ti svelerò alla fine. Ciao, sono Lorenzo Brigatti, editor di Lix Invest e consulente finanziario indipendente per Aegis, una società che offre consulenza finanziaria indipendente. Se sei interessato a sapere sempre di più sul mondo della finanza, degli investimenti, del risparmio, iscriviti qui sotto per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri nuovi video, miei o di altri editor. Ed ora torniamo all'argomento di oggi. Diciamo che quando si parla di libri ci sono diversi aspetti da considerare. Ci sono magari libri un po' più tecnici oppure libri che possono aiutare a entrare, diciamo così, nell'ordine di idee di cosa significhi davvero investire. In quest'ottica, secondo me, il libro migliore in assoluto, non solo quando si parla di investimenti, ma anche quando si parla di soldi, è Psicologia e soldi di Morgan Housel. Di solito non mi piace utilizzare espressioni come tutti, ma questo secondo me è il libro che tutti dovrebbero leggere, inclusi quelli che non hanno intenzione di investire un centesimo nei prodotti finanziari. Perché? Perché questo libro non è tanto un libro che spiega le basi dell'investimento, anche se ci sono degli spunti interessanti, ma è più un libro che si concentra sul nostro rapporto che abbiamo con i soldi e con la ricchezza in generale. Per questa ragione il libro è pieno di perle su come migliorare il proprio rapporto con il denaro, come riuscire a risparmiare senza fatica e a gestire al meglio i momenti più difficili a livello psicologico quando si parla di investimenti. Un caso su tutti, ad esempio, il 2022, un anno con tanti ribassi. Una perla, giusto per farti un esempio, è questa. Le tue esperienze personali costituiscono forse lo 0,00001% di tutto quello che è successo nel mondo, ma rappresentano l'80% di come pensi che funzioni il mondo. Capire questa frase, incluse tutte le sue implicazioni, può trasformarti da un momento all'altro in un ottimo investitore. Se la capisci davvero e la interiorizzi, riuscirai a prendere decisioni relative al mondo dell'investimento e anche dei soldi, non basandoti su quello che ti ha detto l'amico piuttosto che il cugino, piuttosto che qualcuno che ha degli interessi diversi dai tuoi su cosa fare, ma prenderai decisioni basate su dati, basate su esperienze che hanno avuto più persone e non solo tu. Ed è estremamente probabile che il risultato di queste decisioni sia molto migliore rispetto a chi decide basandosi su qualche forma di intuizione, piuttosto che fa le cose un po' alla cazzo di cane, se mi passi il termine. Quindi consigliatissimo, se devi cominciare da un libro e non sai da che parte cominciare, questo è sicuramente il migliore. Numero 2, Incrollabile di Tony Robbins. A tanti Tony Robbins può non piacere, è un personaggio molto, diciamo così, estroverso, delle volte un po' proprio troppo americano, soprattutto per il pubblico italiano, quindi tutte queste grida, ce la possiamo fare, ultra pensiero positivo, qualcuno può un po' urtare. Però ha scritto questo libro a quattro mani con un consulente finanziario indipendente americano, Peter Malouk, ed è veramente molto interessante per capire i concetti di base del mondo degli investimenti. Puoi trovare spiegati concetti come l'interesse composto, l'importanza della diversificazione, perché il tempo batte il tempismo sui mercati finanziari, come gestire i ribassi degli investimenti quando capitano e gli errori più comuni che fanno gli investitori, soprattutto quelli non professionisti. Ci sono poi alcuni capitoli un po' relativi al mercato americano, troppo specializzati, ad esempio parlano di fondo pensione piuttosto che di prodotti disponibili solo lì. Quelli li puoi saltare a piedi pari, non ti perdi nulla, ma su tutto il resto ti dà un'ottima infrastruttura su quello che è un po' il mondo finanziario a livello di regole, leggi e principi, e al tempo stesso ti comincia già a dare qualche idea su cosa puoi fare per investire i tuoi soldi nel modo più efficiente. Libro numero 3, A spasso per Wall Street di Barton Malkiel. Se proprio Robbins non ti piace, vuoi comunque capire un po' meglio il mondo degli investimenti, magari anche a un livello più tecnico, capire quelle che sono state le strategie dominanti del passato, qual è la strategia migliore oggi, perché questa strategia è migliore, sempre basandoti su dati, esperienze e studi accademici. Il libro di Malkiel è sicuramente quello che fa per te. È
è un super classico, è stato scritto nel 1973 e poi comunque, diciamo così, attualizzato negli anni, l'ultima versione di un paio di anni fa, ed è comunque un ottimo libro che ti aiuta a capire il mondo degli investimenti, incluso anche gli aspetti un po' più tecnici che i libri visti prima non hanno coperto. Ad esempio, ci sono capitoli dedicati all'analisi fondamentale per la scelta delle azioni, che è stata resa popolare da Warren Buffett, piuttosto che l'analisi tecnica, che è adottata da moltissimi trader quando fanno le loro operazioni speculative. È un libro che ti farà andare ancora più in profondità rispetto ai libri finora e ti renderà praticamente molto più esperto anche dei famosi esperti che ti ritrovi in banca piuttosto che agenti assicurativi che ti vogliono vendere questo o quel prodotto finanziario molto probabilmente inefficiente. Libro numero 4, Giocati del caso di Nassim Taleb. Se con l'ultimo libro ci siamo spostati un po' sul lato più tecnico degli investimenti, con Giocati del caso voglio fare un passo indietro e ritornare all'aspetto psicologico che è molto molto importante quando si parla di investire. In tanti magari pensano che sia sufficiente trovare il prodotto migliore e poi sia finita lì, in realtà la componente psicologica è fondamentale per avere successo come investitore. Giocati del caso è un libro che parla del ruolo della fortuna nella vita e anche negli investimenti e ci sono molti capitoli in cui va ad analizzare i cosiddetti bias. Sono delle trappole mentali che abbiamo in testa, diciamo delle scorciatoie che utilizziamo per prendere delle decisioni e ogni tanto possono giocare contro di noi. Ad esempio ci possono fare andare in overconfidence, in eccesso di sicurezza, ci possono invece far essere troppo pessimisti o troppo avversi alla perdita. Tutti questi concetti sono spiegati magistralmente in questo libro scritto da Taleb. Per essere precisi, non è il libro principale sul tema, perché diciamo ci sono altri libri a tema finanze ed economia comportamentale, ad esempio uno famoso è Pensieri lenti e veloci del premio Nobel per l'economia Kahneman, però personalmente li ho sempre trovati un po' pesanti e difficili da digerire. Taleb invece utilizza uno stile più discorsivo, più interessante, anche con aneddoti qui e là per rendere la lettura più piacevole, e tra i vari libri che ho letto sul tema sicuramente è uno dei più interessanti e scorrevoli. Se poi apprezzi anche tu Taleb come lo apprezzo io, puoi andare a leggerti tutti gli altri libri che ti renderanno sicuramente un investitore e una persona migliore. I 10 comandamenti dell'investimento finanziario di Luca Lixi. Ok, lo ammetto, sono un po' in conflitto di interesse lavorando per Lixi Invest nel proporti questo libro. Però diciamo che, a differenza di tutti i libri visti prima, secondo me è molto interessante per un motivo in particolare. È molto concentrato sulla realtà italiana. Tutti i libri che abbiamo visto finora sono dei bestseller internazionali, quindi da un certo punto di vista sono una garanzia di qualità. Ma dall'altro, questo significa che possono mancare alcuni degli aspetti molto relativi alla realtà italiana. In questo libro, scritto da Luca anni fa, invece ci sono degli spunti molto interessanti da questo punto di vista. Diciamo che utilizzando una storia basata su eventi realmente accaduti, Luca utilizza questo libro per poter esprimere dei concetti come ad esempio il goal-based investing, l'importanza di investire basandosi su obiettivi di investimento personali, piuttosto che il quanto i costi di un prodotto finanziario vanno effettivamente a giocare contro di te perché abbassano il tuo rendimento e mettono un sacco di soldi in tasca a banche, assicurazioni, società di investimento e così via. È un libro molto piacevole da leggere, particolarmente adatto per chi è proprio all'inizio del suo percorso e sta cercando magari un primo libro con cui prendere confidenza con questo mondo. Chi invece ha un pochino più di esperienza può andare tranquillamente diretto con i 4 bestseller internazionali di cui abbiamo parlato prima e sicuramente si troverà bene. Ok, ti avevo anticipato di un contenuto bonus a parte i 5 libri di cui abbiamo parlato finora. Questo contenuto bonus è costituito dalla nostra collana Essentials. Eccola qui, te la faccio vedere in esclusiva qui in camera. È un cofanetto che ha al suo interno 10 libri che vanno a trattare tutti i temi relativi al mondo dell'investimento con un focus sulla realtà italiana. Quindi ci saranno pezzi relativi all'immobiliare, una delle grandi passioni degli italiani,
alla pensione con il sistema pensionistico italiano, che non è uno dei più sostenibili in assoluto. Ci saranno dei numeri a riguardo e anche qualche idea su cosa si può fare per non trovarsi a 70 anni senza pensione. C'è una sezione dedicata al risparmio, c'è una sezione dedicata all'investimento per genitori, o meglio anche come spiegare un po' ai bambini, come parlare con i bambini di finanza, soldi, investimenti. Una sezione sugli ETF, che è il prodotto più innovativo a disposizione. Quando si legge magari un libro americano si parla sempre di index funds, fondi indicizzati, però in Europa in pratica non esistono, la nostra alternativa sono gli ETF. C'è un libro di questo cofanetto che spiega cosa sono, quali sono, come valutarli e così via. Questo e molto altro. Quindi diciamo che te l'ho voluto presentare per ultimo perché è quello dove sono più in conflitto di interessi in assoluto, dato che ci sono delle parti, come ad esempio il manuale di economia comportamentale, che ho scritto personalmente. Però lo trovo sicuramente un'ottima introduzione per chi vuole affacciarsi al mondo della finanza e sta cercando qualcosa anche di relativo al mondo italiano. Puoi fare un po' le tue scelte, comunque io ti lascio qui sotto un link che ti porta alla pagina di acquisto di Wikileaks Essentials, se vuoi acquistare questo cofanetto, altrimenti se rimaniamo amici come prima, ma vai ad acquistare almeno uno dei libri che abbiamo visto finora, sicuramente ne vale la pena, sono ottimi e se stai cercando qualcosa per migliorare la tua comprensione del mondo della finanza, soprattutto se sei agli inizi, questi libri sono perfetti. Perfetto, ti ringrazio molto per il tempo che mi hai dedicato. Siamo arrivati alla fine di questo video. Ti ricordo ancora una volta di iscriverti se non l'hai ancora fatto per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Da parte mia è davvero tutto. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima.